Bene, buonasera. Come delegazione del gruppo Democrazia Solidale Centro Democratico abbiamo espresso il nostro appoggio, il nostro sostegno al tentativo di composizione del nuovo governo affidato a Paolo Gentiloni. Abbiamo ribadito nella sostanza gli stessi principi che avevamo espresso al Capo dello Stato qualche giorno fa. Ci riconosciamo nelle decisioni del Capo dello Stato e dunque siamo qui a dire che il nostro appoggio al governo Gentiloni non mancherà. Penso che il governo dovrà dedicarsi alle incombenze anche urgenti di tanti aspetti della vita economica, finanziaria, sociale del Paese, e mi pare che il Presidente Gentiloni abbia ben chiaro queste priorità. E dall'altra parte dovrà accompagnare lo sforzo del Parlamento per un aggiornamento del sistema delle leggi elettorali. Questa è anche una priorità che giustamente spetta al Parlamento, ma naturalmente il nuovo governo ha il compito di accompagnare questo sforzo. Esprimiamo in questo senso piena fiducia che il Presidente Gentiloni possa portare a termine il mandato ricevuto dal Capo dello Stato. Auspichiamo che, pur nella indisponibilità delle forze dell'opposizione a far parte dell'area del governo, possano essere comunque valorizzati quei segnali di non opposizione radicale che da qualcuna delle forze politiche dell'opposizione è venuta. Pensiamo che una discussione parlamentare in tema di legge elettorale abbia necessità di un clima più collaborativo in Parlamento e fuori dal Parlamento. Anzi, esprimiamo anche l'auspicio che la nascita del governo possa accompagnare il Paese in maniera ragionevole, in maniera responsabile al voto, che sarà quando il Parlamento farà maturare queste condizioni e il Capo dello Stato ne tirerà le conseguenze, e possa anche, aggiungiamo, far abbassare un po' la temperatura del dibattito, dello scontro politico nel nostro Paese. C'è bisogno di confronto, certamente sì, di competizione, ma c'è anche bisogno, credo, di ristabilire un minimo di clima di serenità. Per tutte queste ragioni abbiamo espresso il nostro appoggio al tentativo del Presidente incaricato, Gentiloni, e dunque ci riserviamo poi di valutare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, come il Presidente tradurrà queste indicazioni in proposte più chiare e più precise. Rispetto alla quadra di governo, avete fatto delle richieste, delle indicazioni? No, non è nostro costume. Noi avevamo una piccola rappresentanza nel governo precedente, che pensiamo abbia lavorato bene, ci rimettiamo dunque alle valutazioni del Presidente incaricato. Abbiamo suggerito di prestare attenzione, certamente sì, agli equilibri del Parlamento, in particolare del Senato, sappiamo che è realistico così, però abbiamo anche suggerito di prestare anche attenzione a ciò che sta fuori dal Parlamento. C'è bisogno di dare anche dei segnali di fiducia, dei segnali di serenità, e c'è anche bisogno, credo, di mobilitare attraverso l'azione di questo governo tutte le energie e tutte le forze politiche che siano disponibili a collaborare anche in futuro. Dunque, abbiamo visto, leggiamo anche noi sulla stampa notizie e indiscrezioni, non ci appassionano più di tanto. Speriamo che il Presidente possa tenere un profilo molto sobrio e molto rigoroso nel suo governo. Questa naturalmente è una questione che non è nelle nostre mani. Mi pare che l'auspicio del Presidente sia questo, ma non spetta naturalmente a noi dare né anticipazioni né fare delle previsioni. Credo che tutta la vicenda di questa crisi sia ispirata da una atteggiamento di grande tempestività, quindi non penso che il Presidente Gentiloni vorrà cambiare il ritmo che il Capo dello Stato ha impresso a questa crisi, alla risoluzione di questa crisi. Del resto ci sono
scadenze sia europee che anche legate a fatti accaduti anche recentemente. Citiamo per tutti la questione delle banche, che sicuramente suggeriscono di fare presto e di fare bene. Grazie a voi.